Confermo che ci sono 30.000 miei colleghi provenienti da tutta Italia e approfitto per esprimere la nostra solidarietà ai colleghi di Messina del coordinamento precari scuola di Messina che non sono riuscita ad arrivare qui oggi a Roma. Siamo qui per denunciare lo smantellamento e la svendita della scuola pubblica italiana ad opera dell'attuale governo Berlusconi. A nome dei ministri Gelmini, Brunetta e Tremonti. Il coordinamento precari scuola è presente oggi su questo palco, consapevole del fatto che la mancanza di libertà di stampa rappresenta un problema grave nel nostro paese. La nostra presenza qui vuole sottolineare la necessità che la stampa torni a dar voce ai problemi reali dei lavoratori e alle lotte sociali che stanno attraversando il paese, a partire innanzitutto dal tema della scuola. Per giorni a Palermo i colleghi hanno fatto lo sciopero della fame, in tutta Italia i precari si sono arrampicati sui tetti dei propri editorati, hanno assediato con presidi che durano tuttora i palazzi delle istituzioni, hanno manifestato la loro rabbia in cortei con migliaia di persone mentre l'informazione nazionale tutta titolava sull'esito. Chiediamo quindi ai giornalisti di raccontare l'Italia nella sua realtà. Gli 8 miliardi di euro tagliati all'istruzione per non precari significano una definitiva esclusione dalla scuola, ma per il paese significa una definitiva istruzione di un modello civile e moderno di scuola pubblica. Cultura, formazione e coscienza critica passano anche attraverso l'esercizio effettivo ad essere informati. I soldi sottratti alla scuola oggi finanziano missioni militari di guerra. Noi ricordiamo tutti che l'Italia ripugna la guerra. La riforma è un fondamento pedagogico, nessuna logica se non quella del risparmio. E allora noi chiediamo a tutti voi com'è possibile insegnare in classi con 30 e 35 alunni, in scuole dove manca tutto, a cominciare dalla sicurezza e alle risorse per i studenti. Vogliamo ricordare a tutti che la scuola pubblica continua a funzionare grazie a quei 30.000 più precari presenti oggi. E diciamo la tutta, visto che oggi c'è libertà di parola, che il precariato è convenuto a tutti i governi perché i precari costano meno a parità di prestazione. E noi questo lo chiamiamo sfruttamento. Sapete qual è la soluzione che ha attuato il ministro Gelmini? Il decreto salva precari, che in realtà è il decreto ammazza precari. È un contratto che vale per pochi e che saranno utilizzati come tappabuchi. E allora noi siamo qui per dire no a questi contratti, no all'elemosina. Vogliamo il nostro posto di lavoro e queste cose non ci in più il coordinamento nazionale dei precari rivendica il diritto a partecipare ai tavoli ministeriali con i sindacati per rappresentare in piena autonomia tutti i lavoratori della scuola. Esatto. E forse uno delle cose che la nostra lotta per una scuola pubblica di qualità. Chiudo con le nostre richieste, grazie. Chiediamo con forza il ritiro totale dei tagli, l'assunzione di tutti i docenti e di tutti gli ATA, l'aumento dei finanziamenti per la scuola pubblica, il ritiro del decreto ammazza precari e del PPL Aprea, il rispetto delle diverse identità culturali italiane e la salvaguardia delle scuole di montagna per garantire il diritto delle minoranze linguistiche come quelle slovene. Ok.
ma non meno importante, sì, questo è vero, ora è fuori per manifesta incompetenza le dimissioni del ministro Gelmini. L'ultimo appello. Ultimo appello. Ora, precari, cittadini e giornalisti, il nostro corteo riprende verso il Ministero dell'Istruzione e facciamo... Ce lascia pace, scoprire il tratto di base, non voglio voi.